Amici di FCM Sport, bentornati con questo appuntamento con i nostri famosi talk dedicati alla Juventus e tra l'altro ne approfittiamo per fare gli auguri e dare un benvenuto a Marco. Ciao Marco. Auguri anche a te, Peppe, e buone feste anche a tutti i nostri amici di FCM Sport. Allora, tanti auguri anche a chi? Alla Juventus. Tanti auguri alla Juventus che sta cercando Ne ha in bisogno. maniera disperata, sì, ne ha assolutamente bisogno, sta sperando nelle situazioni extracampo di risalire un po', in classifica, di fare una seconda parte di stagione interessante e occhio perché negli ultimi giorni si è parlato di un nome di cui noi abbiamo parlato qualche volta anche in ottica mondiale ed è quello di McAllister. Negli ultimi giorni addirittura ci si è sbilanciati, addirittura la Gazzetta ha parlato prima di un orientamento su McAllister come nome ideale, il giorno dopo addirittura di un McAllister che aveva detto sì alla Juventus. E quindi partiamo da questo presupposto, è una Juventus che ha bisogno di un centrocampista che mi sembra di capire che è un tuttocampista e soprattutto è una Juventus che è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire vari giocatori. Perché ti dico questo? Perché la Juventus può cedere McKennie, può salutare a fine anno Rabiot e può non riscattare Paredes. Quindi perderebbe tre centrocampisti, secondo me, che hanno, devo dire, uno spessore importante e soprattutto che guadagnano un bel po' di soldi. Quindi la Juventus che potrebbe rituffarsi sul progetto giovani, perché se ci pensiamo, se vende questi tre o comunque se saluta questi tre, che sono magari soprattutto Paredes e Rabiot un po' più grandi, rimarrebbe con, lasciando stare Pogba, che comunque non si può ripartire che da lui quando si riprenderà, se si riprenderà, ripartirà da Fagioli, da Locatelli, da Miretti e magari potrebbe tornare Rovella, ci metti anche McAllister che ha 24 anni, insomma non sarebbe male come centrocampo. Tu questo ragazzo, intanto dimmi come e quanto ti è piaciuto al mondiale e soprattutto se lo vedi un centrocampista da Serie A e anche da Juventus. Allora, io credo che quando vinci un mondiale da protagonista, McAllister non è Messi, intendiamoci, però comunque è stato un titolare fisso di questa nazionale, anche segnato un gol nella fase a gironi. Quindi io credo che sia assolutamente un acquisto da Serie A e un acquisto da Juventus. Magari non è uno di quegli acquisti che ti porta alla finale di Champions League, ma uno di quei giocatori funzionali che ad Allegri piace molto, ma credo che piaccia a qualsiasi allenatore, perché comunque, appunto, hai detto tu stesso, una sorta di tuttocampista che ha nell'atletismo e nel temperamento le caratteristiche principali. Quindi attenzione, non parliamo di un giocatore dalla tecnica sublime, non è uno di quei giocatori che ti fa innamorare del calcio, ma che suda la maglia. E questo sicuramente è molto apprezzato intanto dai tifosi, e poi è funzionale per ogni tipo di progetto, perché se c'è un Messi che inventa, c'è un McAllister che corre per lui. Quindi ovviamente varrebbe la stessa cosa anche per la Juventus. Ora magari parleremo anche del possibile prezzo, perché è un giocatore giovane che viene anche dalla vittoria del Mondiale, quindi è chiaro che ora il prezzo è salito, perché se fino alla vigilia dei Mondiali nessuno conosceva McAllister, se non gli appassionati di Premier League, che erano appunto che lo avevano visto comunque con la maglia del Brighton, segnare anche, ho visto, 5 gol in 33 partite l'anno scorso, quindi un discreto score realizzativo per essere un centrocampista. Però è chiaro che adesso il prezzo potrebbe lievitare, e questo non è un'ottima notizia per la Juventus, perché comunque sappiamo anche delle difficoltà economiche, delle possibili conseguenze del periodo che conosciamo. Anche perché ricordiamoci che il Brighton l'ha preso 2 anni fa, quando aveva 22 anni, dal Boca per soli 8 milioni di euro. Ora tu pensa che dopo 2 anni, ma soprattutto dopo il mondiale, vedi, soprattutto fa strano quanto potere ha questo mondiale, quanto può essere una vetrina. Cioè io ricordo ad esempio, per me l'esempio per eccellenza è James Rodriguez, cioè uno che grazie a un mondiale buono ci ha fatto una carriera, è arrivato al Real Madrid. Non ricordo se ha indossato la 10 del Real Madrid, però Che può essere forse anche sì. Ronaldo aveva la 7, quindi Io ricordo James Rodriguez che in quegli anni era per quel mondiale lì, è diventato praticamente, non so, il nuovo Rivaldo. Poi abbiamo visto che carriera ha fatto, una carriera diciamo normale. abbastanza anonima, anche mi verrebbe quasi a dire. Quindi il mondiale può darti, diciamo, un po' l'illusione di un grande giocatore e poi magari lo vedi. E non è,
chissà che cosa. McAllister però mi sembra un giocatore intanto giovane e quindi soprattutto abbastanza futuribile. E però vedi quanto potere ha il mondiale, cioè lo prendi 2 anni fa per 8 milioni, fino a un mese fa era un giocatore che si conosceva e non si conosceva, ora quanto ne può chiedere il Brighton? Almeno secondo me 40 milioni di euro, almeno. Sono almeno, la quotazione che attualmente si fa è 30, anche perché in Premier League 40 milioni di euro sono... sì, sono poca roba, quindi io francamente ti dico la verità. Credo poco a un'operazione del genere, a gennaio per me secondo me è complicatissima. A giugno secondo me si può fare solo se lui comincia a fare partite normali col Brighton, cioè se si mette a fare ancora il fenomeno magari il prezzo sale ancora ed è difficile. Però è vero anche che l'idea di un centrocampo senza Paredes, senza McKennie e senza Rabiot, ma con tutti questi ragazzi... è un centrocampo futuribile. Cioè tu avresti, facciamo un esempio, Locatelli lo metti davanti alla difesa, hai Locatelli, Pogba, McAllister, con alternative Rovella come primo panchinaro al posto di Locatelli, Miretti, Fagioli. E considerando un campionato che lo sappiamo ormai com'è il campionato la stagione è lunghissima, tante partite, 5 sostituzioni, cioè non sono mai titolari e riserve. Quindi un ricambio serve sempre. Quindi però sapere che tu ti manca, per dire, Pogba e metti Fagioli, piuttosto che ti manca Locatelli, metti McAllister, faccio un esempio per dire, comunque è un centrocampo di livello. Il problema però che ti sottopongo oggi, o meglio, che la domanda che ti faccio è, vanno bene tutti i nomi del mondo, però oggi, ad esempio, la Gazzetta ha sollevato una questione, ha detto... sì, va bene, Juventus potrebbe anche prendere McAllister, ma negli ultimi anni a Juventus quanti centrocampisti, tra virgolette, ha bruciato? Cioè, è un problema a questo punto di nomi o di altro? Perché negli ultimi anni a Juventus comunque di nomi li ha comprati, da Emre Can a Pjanic a Khedira, poi si è passati ai vari Arthur e così via, Ramsey, tutti i giocatori che quando sono arrivati sembravano dei grossissimi nomi. Per arrivare poi a Bentancur sono stati nominati quasi tutti, Locatelli, Arthur, Bentancur, tanti, veramente tanti, che poi però di fatto arrivati qua flop. Allora la domanda è: sono tutti flop loro o forse in casa Juve qualcosa in quel reparto c'è una sorta di maledizione, un po' come la 9 del Milan, ecco, la famosa 9 del Milan fino a Giroud? Esatto. Guarda, è difficile dare una risposta perché comunque questa stessa cosa dei centrocampisti può anche valere per gli attaccanti, dico per gli esterni, nel senso io credo che sia un periodo degli ultimi anni in cui la Juventus sicuramente non ha valorizzato i propri giocatori perché magari è il sistema che non ha funzionato, però è anche vero che ci sono altri giocatori che hanno floppato a prescindere. Ramsey è andato in prestito ai Glasgow Rangers, se non sbaglio non è stato ripreso, no. Ha sbagliato tra l'altro il rigore decisivo in finale di Europa League. Sì. Arthur ora è andato a Liverpool, non ha giocato, quindi comunque sono... Dimenticavo anche Zaccaria. Anche Zaccaria. Preso lo scorso anno. Chelsea. Esatto, poi ci sono esempi opposti come Kulusevski e Bentancur che al Tottenham, però in una squadra che con Antonio Conte valorizza certi giocatori, quindi altro esempio... Quindi diciamo, come vedi, ci sono casi da una parte di giocatori che avrebbero floppato comunque e altri invece che non sono stati. Un altro esempio, scusami, è per esempio Emre Can, è arrivato qui, veniva da Liverpool e sembrava un giocatore che doveva veramente fare, anche quando poi è andato via al Borussia, che è esattamente abbrillato, cioè esatto. Centrocampista abbastanza anonimo. Forse magari vengono pompati troppo quando arrivano. Ecco, sì, dico, Emre Can comunque ha giocato anche delle ottime partite, mi viene in mente con l'Atletico Madrid, fece una partita da difensore centrale eroica, ed è uno di questi giocatori appunto che magari è poco appariscente, ma che ti risolve tanti buchi, c'è un ottimo tappabuchi perché magari multifunzionale, appunto polivalente. Quindi sì, come ne dici tu, vengono pompati, soprattutto quando questi acquisti sono fatti a zero. È chiaro che si pensa sempre ad un affare che funziona, perché ti dice, ah, un grande nome l'hai preso a zero. La verità è che non solo se prendi un giocatore a zero c'è anche il problema dello stipendio che si va a sommare a tutti gli altri, ma non è detto che sia appunto un acquisto
diciamo, funzionare. Cioè, alla fine è sempre il campo a dare le risposte. Perché poi se prendi a zero Vidal, per dire all'Inter, e poi Vidal è un giocatore finito, allora non diventa più un ottimo acquisto. Sanchez, insomma, ci sono tanti esempi nel campionato italiano, non solo della Juve. Quindi la verità è che non credo sia solo stata la Juve a bruciarli, piuttosto è la Juve ad aver fatto degli errori sul mercato. Ok. Diciamo, secondo me, da lì parte, che è il campo ad aver detto che sono stati degli errori. Chiudiamo con una domanda che ti faccio. Visto che si è parlato di errori a centrocampo, quest'estate ti potresti trovare di fronte a una scelta che può comportare o una grande soluzione di mercato o a un errore, come dici tu. Hai la possibilità di prendere allo stesso prezzo, per situazioni che ora magari spieghiamo, McAllister da un lato perché ti costerà un 35-40 a 24 anni, o un 28enne in scadenza a 40 milioni, Sergej Milinkovic-Savic, col centrocampo che attualmente ha la Juventus, quindi Pogba, Locatelli, Rovella, ok, che arriverà l'anno prossimo, vabbè. Quindi devi sceglierne uno, per chiaramente non sono centrocampisti esattamente identici, hanno caratteristiche diverse. Chi mi prendi? Qual è il non errore? Qual è la soluzione giusta per il futuro? Quindi la domanda è tra Milinkovic-Savic a zero No, no a o zero, Milinkovic. perché Milinkovic Ah, ok. va in scadenza del 2024, quindi di Ah, fatto ok. con un solo anno di contratto, sai, 35 massimo potrà chiedere il buon lotito, non di più, ok? Sì. McAllister, bene o male, costerà tanto, però con 4 anni di differenza. Allora, no, io ti dico comunque Milinkovic-Savic, perché Sono alla fine d'accordo. i giocatori futuribili ce li hai in rosa, come hai detto tu, a maggior ragione se torna Rovella, che veramente sarà diciamo, l'osservato speciale tra i prestiti, perché appunto lui ha questa opportunità al Monza, giusto? Al Sì. Monza. E lì sta comunque giocando bene, deve mettere minuti sulle gambe e secondo me Allegri o comunque la Juventus lo terrà d'occhio. È chiaro che McAllister, che è un giocatore funzionale, giovane, poco appariscente, ma importante per l'economia, per l'equilibrio della squadra. Però quando ti trovi Milinkovic-Savic, che è un fuoriclasse, che conosce bene il campionato di Serie A, comunque ti dico Milinkovic-Savic, anche se ha 4 anni in più, ne avesse 33, ne avesse 34, allora avrei dubbi, ma la verità è che è un giocatore che sposta gli equilibri, e con un Pogba per ora a mezzo servizio che non dà certezze, io sinceramente andrei su Milinkovic-Savic al posto di McAllister 100% senza nemmeno avere un dubbio comunque. Anche perché intanto secondo me nel calcio la differenza la fa la continuità. Cioè McAllister ottimo prospetto, ottimo giocatore, ma voglio vedere per quanti anni tiene questi ritmi. Milinkovic-Savic secondo me è il miglior centrocampista della Serie A da almeno 3-4 anni. E che se ne dica il centrocampo del campionato italiano, comunque essere il miglior centrocampista in Serie A non è che è una banalità comunque. No, Seco infatti. secondo poi, secondo poi... Francamente, l'idea di un centrocampo con regista, metti chi vuoi tu, da Locatelli a Fagioli a Miretti a chi vuoi tu, ma avere un centrocampo con Milinkovic, se torna in forma, Milinkovic, Pogba, caspita, almeno in Serie A rischi di dominare le partite tranquillamente, no? I fuoriclasse molto spesso risolvono le partite, cioè ci vuole sia un Milinkovic che un McAllister nel calcio. Sono due Esatto. proprio giocatori completamente opposti, ma i fuoriclasse, come abbiamo visto nella finale dei mondiali, alla fine, giocatori bravi e quella alla fine, Messi, Mbappé, Messi e Mbappé, punto. esattamente, esattamente. E quindi, a parte che questa domanda la voglio rivolgere anche ai nostri amici, quindi qui sotto nei commenti, intanto diteci cosa ne pensate di McAllister, se è un nome adatto per la Juventus, ma soprattutto vi chiediamo, quest'estate, a parità di condizioni, di fronte a una scelta, McAllister o Milinkovic-Savic, chi prendete? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti. Io, Marco, ne approfitto per salutarti, per farti tanti auguri di buon anno. Ciao Marco. Anche a te, Peppe, e un saluto a tutti i nostri amici di FCM. Ovviamente ai nostri amici FCM ricordiamo che cosa? Iscrivervi al canale perché sta per arrivare un 2023 pieno, strapieno di partite, Marco. Ci saranno partite praticamente ogni, non so, ogni 3 giorni e quindi qui trovate tutte le analisi post partita di tutte le competizioni e noi saremo qui a raccontarvi tutte le partite. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e iscrivetevi lasciando un bel like a questo contenuto. Ciao ciao!